preghiera. C'era una volta, molto, ma molto tempo fa, una ninfa bellissima, di nome Medima. Aveva i capelli dorati come il grano, gli occhi azzurri come il cielo. Era tanto bella che, guardandola, anche gli alberi, i fiori dei campi, gli animali del bosco e tutto ciò che la circondava, se ne innamoravano. Nella valle, ella viveva da sola. Solo a mangiare, ragazza del monte e umile contadinella, era consentito avvicinarsi e raccogliere i frutti del bosco per cibarsene e i fiori per farne ghirlande e adornare così i suoi neri e brutati capelli. Ella era tanto bella quanto la ninfa Medima. Ah, dovete sapere che a quel tempo ai uomini era possibile parlare con tutti gli esseri viventi, naturalmente con loro, ma anche con le piante e gli animali. Chichirichì! Oh, avvi un augurio di canto, ma stamattina non vuole si svegli in nessuna maniera. E certo, dopo che andate sui divani, camminando in credita, e ti fai parlare con tutti. Eh sì, perché ti ristavo che va contro lei non muove il culo, malintenzionato. Deve sorvegliare il bosco, controllare ogni possibile accesso. Oh, gesso! Sì, pure io non ti voglio gesso! L'accesso, no, gesso! Sto andando inventando che non si altro. Vado a mica sul chisto, se lo fai. Smettetela! Smettetela che si sta svegliando. Quanto è bella, sembra una regina. Certo che è innamorato corto, i gattinosi luna paci, i gallini luna di naro, sono gelosi e sta fanno carcariando continuamente, di nuca trascura, che non ci dona punto. E mo, vanno valuta l'avvocato Piola, o cercano divorzio, pensa tu. Gallo, oh gallo, è da molto che sei qua. Sì, mia regina. È da un muzzo di tempo che sono al vostro capezzale. Ma ora è tardi, ed è tempo di arrivarsi. Dove che ora è mangiare? E andrò a raccogliere miele e frutti più buoni che voi. Oh, come sei gentile. Tu mi pari? Non rocco di minuto. Certo! Sei più simpatico dei miei amici animali. Se avessi la mia stessa natura umana, saresti il mio uomo ideale. Servizievole, di bell'aspetto, ma anche aggressivo, irruente. E poi, come canti tu, non canta nessuno. Sì, ma è nato zero. E di nuovo, cinto! Oh, dolcemente, ma anche se il mio destino è una gallina, sempre sarà per me la mia regina. Perché io canterò finché avrò fiato, anche se poi già ormai sono rimasto. E chi sfiorerà ogni mattina? Ma la nuova che è storta, si mette pure picchiare in giro. Hai ragione, figurati se me, ma pensa io. Tu sappia che avete la testa, signorina. Lì sono del principe azzurro, un cavaliere a cavallo. Voi mi avete a dire, se io posso girare sta vita, è possibile che tutti i geni si possano svegliare. Si vanno a casa, fanno l'ova e poi sono tutto io. Che non si può riposare, ma prima o poi per la pazienza e mi divai qua. Oh certo, hai cent'anni che ti si sente gli stessi corpi e sei sempre questo giorno. Hai a dire che ti piace pure a zia. Sì, ti piace quando vai oltre e ti stori in estate. Quando il sollievo e riparli a tutti durante l'inverno. Ti senti importante, ti senti indispensabile. E poi ti senti a ballare senza via. E senza significato. Sei la signora della valle. Sì, e ti va per Valentina. Sì, tu! La madre non è proprio riuscito. La nobiltà è nobiltà. A Baggio ha ragione. Non mi posso mischiare con questa febbraggia. Oh, Teresa, guarda come parli. Cacca, nessuno mi è di nato. Con più o meno. Con noi tutti. Un cirolo, una patata, una cicuta. L'altro, poi Petrosino, non ti parlare, ma torni in minestra. Smettete le fare amici, godete le
della pace e della tranquillità della nostra terra, nata dal cielo e mare, rigogliosa per abbondanza di frutti e fiori, nel clima mite e dolce, a volte piovoso, a volte soleggiato, oggi coperto, domani variabile, ogni tanto volte il tempo in arrivo, venti deboli, temperature in aumento, vari mossi o poco mossi, piogge sparse, nebbie parmigiana e sulle valli del cielo. Abbiamo l'avvento delle regioni del tempo! Roma Ragnati, prosciutto torto, gravi! E così, per una battuta e l'altra, la storia continua. Melma incontra Messima, al quale si propone invano. È distrutto dal dolore per il rifiuto di costui, innamorato a sua volta della sopraggiunta di Famongiana, si scioglie generando così il fiume Messima. Un fiume che ha bisogno però di un letto dove far scivolare le sue acque, e per questo Guilherme Fanini interviene, ponendogli rimedio. Restano ancora da modificare il campo di minuti. E a tal fine interviene l'imprensore che organizza. Tutto sembra finalmente procedere bene, ma... Molti più secoli dopo, gli uomini, che intanto non erano colonizzati quella terra, si dimenticarono di quello che era successo alla lingua medica, i miracoli di Nilu e di Dio Organizzo, e cominciarono a cacciare la natura, buttando rifiuti di qua e di là, inquinando i ruscelli, il fiume con gli scarichi privati e industriali. Anche chi comandava si disinteressò di quello che stava accadendo, anzi contribuì al degrado delle nature, costruendo un porto per il quale furono abbattuti alberi, case e interi paesi. L'odore della zara in primavera fu sostituito da quello nauseabondo del depuratore e da quello dell'inceneritore, e poi altro ancora. Miau! Ma che torre di Babele è diventato il mondo? Non si capisce più niente. Dovunque tu vada, c'è sempre qualcosa di strano, di irreparabile. Stanno uccidendo la natura e ogni giorno assistiamo quasi inermi al suo degrado. Possibile che non riusciamo a cambiare le cose? E tu, cosa fai conciuta così? Niente, mi avevano... E tu, cosa fai conciuta così? Niente, mi avevano promesso che avrebbero pulito il mondo, che avrebbero provveduto a togliere tutte le immondizie e che l'avrebbero poi mandato in stagione per essere incenerite, distrutte, che si doveva fare una raccolta differenziata. Ma non so, non capisco poi perché mi ritrovo ad essere ogni giorno di più sporco e puzzolente. E tu? Ero un tipo all'estero e me ne andavo di qua e di là per i campi, in montagna, a bere l'acqua che sgorgava dalle sorgenti, a mangiare i frutti spontanei della terra. Poi, piano piano, mi sono sentito ogni giorno di più stanco ed incapace di correre felice come facevo prima. Le gambe mi tremavano ed il viso diventava sempre più pallido e smunto. Non so se sia veramente così, ma mi hanno detto che questa è una brutta malattia che è scatenata dall'inquinamento e dalle scorie radioattive, che poi ho scoperto attraverso i giornali, qualche trasmissione televisiva, che queste scorie venivano sotterrate anche nelle nostre zone da uomini cattivi e crudeli che pur di arricchirsi mettevano a rischio la vita di tutti, anche dei loro figli. Lei non tenderebbe a queste chiacchiere, sono solo fantasie messe in giro per denigrare chi vuole invece soltanto il bene della gente e sono false, contrarie alla propaganda. È vero, Loretta? Certo che è vero. Abbiamo elaborato un piano in tutti questi anni per dare il lavoro
ho accettato l'offerta di altri amici, cioè quella di scavare con le ruspe grandi spazi interrati, dove mettere le cose che loro chiamavano ingombranti. Ma io giuro, non ne so niente, non ho mai visto cosa contenessero quei barili. Secondo me... Quanto abbiamo presentato è solo parte di un percorso che stiamo realizzando a scuola con i nostri insegnanti. Siamo partiti dalla conoscenza del nostro territorio e abbiamo studiato le modifiche che lo hanno caratterizzato nel tempo, sino a farlo diventare così come appare oggi a noi. Un paese ben posizionato e potenzialmente forte, ma con molte, troppe lacune. Abbiamo immaginato di tornare indietro nel tempo e abbiamo pensato alla nostra valle, quella dei nostri avi, una valle incantata, fertile e rigogliosa, nella quale, per un motivo per il presente del racconto, venne a scorrere un fiume, il Mesimo, che però, con violenze straripanti, provocò parecchi danni. Un atto d'amore della ninfa Nin lo fece tornare nel suo albero. Un atto d'amore della ninfa Fiordaliso bonificò le terre, paludose e malsane. Oggi, quella rigogliosa valle, il nostro territorio, sono deturpati e oltraggiati. Il malaffare ha sconfinato i propri vili interessi e ha invaso la Calabria, l'Italia e il mondo. Vorremmo aspettarci ancora la ninfa Nin e Fiordaliso, ma quello, lo sappiamo, è solo fantasia, leggenda. Fantasia non è e né sarà l'impegno di tutti noi per cambiare le cose. Fantasia non è né sarà il coraggio di parlare e di denunciare. Fantasia non è e né sarà sognare un mondo migliore. Fantasia non è e ne sarà, attraverso l'amore per l'ambiente che ci circonda, ottenere un avvenire migliore per noi e per tutti quelli che verranno dopo di noi. E questo, credeteci, non è e ne sarà fare il contrario.